Messaggio divino, messaggio della preghiera, è una luce per il santo cammino. 31-12-2023. La luce di Dio guida i vostri passi, la luce di Maria vi possa tutti portare sulla retta via. Messaggio del Padre, cari figli, cercate di fare l'incontro con un incontro di vita vera, sola. La vita sarà vera. Voi fate parte della divina sequela. Benvenuti nella casa del Padre e il Padre in mezzo a voi. Dovete solamente capire che senza di me non avrete nessuno a venire. Senza la mia presenza vera, voi continuate a non vivere una vita sincera. Senza la mia guida, la vostra vita non sarà gioiva. Nessuna cosa potrà vivere senza la mia presenza. Voi vi fate gli auguri in modo del mondo, ma non capite che senza di me il mondo va a fondo. Senza l'era di pace non troverete la mia vera voce. È un mondo senza voce, è un mondo dove è stato messo mio figlio sulla croce. Perché non udite la mia vera voce? Perché continuate un mondo che non ha voce? Per quanto tempo ancora non sapete che questa sarà l'ora? Questo sarà il momento del mio lieto evento. Perché? Perché dite Dio è fuori di me? Per quanto durano i vostri perché? Non sapete che nessuno Dio esiste all'infuori di me? Questo messaggio è un avvertimento, perché è giunto il santo momento. Vi ripeto, non esiste nessun Dio all'infuori di me e voi sapete il perché. Tutto ciò non è un rimprovero, non è un avviso, ma è solo un avvertimento del mio lieto evento, del santo momento. Chi ha orecchie intende, chi è e chi vuole comprendere. Che vi ripeto, è giunto il momento. Amen, alleluia. Santa veglia a tutti. Amen, alleluia. Vi prego a tutti voi che siete in cammino, vegliate su di me, vegliate verso di me. La vostra vita cambia se amate me veramente, se no, non c'è cambiamento che vi possa cambiare, oppure farvi sentire tutto ciò che non è un vero avvenire. La mia mano potente scende su di voi e su tutti i continenti, che regna solo e per sempre la luce dell'Onnipotente. Se la pace vera voi volete, se credete in me l'avrete, e se amate veramente me, lo potete. Amen, alleluia.